Conta dei danni da maltempo in Friuli Venezia Giulia dopo piogge intense, allagamenti e strade bloccate in diverse zone della regione nel Pordenonese. Disagi soprattutto nell'area montana e pedemontana. Mareggiate sulla costa, Bibione spazzati via 10.000 metri cubi di sabbia. Vertice sulla sicurezza in municipio a Portogruaro, la presenza del prefetto di Venezia Michele Di Bari. Nel mandamento l'indice di delittuosità rimane stazionario, alcuni reati sono in calo, annunciata incisività sul fronte del contrasto alla droga. Caso Barbizan, dopo le polemiche sulle frasi in diretta televisiva, il consigliere regionale torna sull'argomento. Non ho voluto offendere nessuno, sull'espulsione al momento ancora nessuna notifica. Prosegue la 32esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. I prossimi appuntamenti domani e venerdì a Codroipo e a Rauscedo per i due recital organistici. I musicisti protagonisti eseguiranno una libera interpretazione del tema centrale del festival, ossia la speranza. Un cordiale saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati con l'informazione di Media 24. Avete sentito dai titoli il maltempo che ha causato danni e disagi in tutto il Friuli Venezia Giulia, un'ondata che si è fatta sentire, strade allagate, situazioni di criticità ed è iniziata ovviamente la conta dei danni. Il primo servizio, Tania Pellegrini. Piogge intense, allagamenti, acqua alta, l'allerta maltempo è rientrata, ma rimane lo stato di attenzione sulla costa dove domani mattina saranno possibili delle mareggiate. Intanto si fanno i conti con i danni causati ieri dall'acqua scesa senza sosta su tutta la regione, dalle prime ore dell'alba fino a sera. I vigili del fuoco, insieme a 239 volontari di protezione civile, hanno operato per l'intera giornata per allagamenti e taglio di alberi. A Trasaghis, i volontari della squadra comunale sono intervenuti per l'esondazione del rio Nuvoletta, che ha reso impercorribile la strada di collegamento isolando una parte dell'abitato. A Tarcento si è registrato il cedimento di un tratto stradale. Un centinaio di scantinati di abitazioni e numerose strade sono rimaste allagate tra Sacile, Fontana Fredda, Caneva e Frisanco. In alcuni casi i garage hanno visto fino a 20 cm di acqua. Alcuni corsi d'acqua hanno superato in modo preoccupante il livello di allarme, tra questi il Cosa a Travesio, il Cornappo a Ponte Sambo e il Tagliamento, che in serata ha raggiunto i 2,74 metri. Situazione difficile anche a Mortegliano, dove la pioggia entra nelle case ancora danneggiate dalla grandinata di luglio. I teli sui tetti non hanno retto l'abbondante acqua scesa, causando non pochi disagi alle famiglie già in difficoltà per i danni subiti in estate. L'allerta nel frattempo è rientrata, rimane solo lo stato di attenzione sulla costa per possibili mareggiate in mattinata. A Venezia maree sostenute che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Venerdì è atteso un picco di 140 cm, il Mose è attivo. Sulle spiagge le mareggiate, a Bibione erosi 10.000 metri cubi di sabbia. Rosario Padovano. Tre giorni di mareggiate, venerdì scorso, ieri e stamattina, hanno prodotto l'erosione di almeno 10.000 metri cubi di spiaggia a Lido Est. Questo è il bilancio finale del maltempo a Bibione, redatto questa mattina dalla Bibione Spiaggia Spa, concessionaria di gran parte del litorale. I danni maggiori si sono registrati alla spiaggia di Pluto e al Lino delle Fate. Il fiume Tagliamento per ora non dà problemi. Ieri a Venzone il livello del fiume ha raggiunto la quota di 1,90 metri. Significa che arriva una montagna d'acqua. A mare però non ci sono mareggiate stamani, per cui il flusso è regolare. Inoltre non piove. A Caorle mare in ritirata, splende il sole. Raffica di incidenti nella notte nel Trevigiano, il primo si è verificato attorno alle 22 in via Orioli a Casier, dove un'auto è finita fuori strada, rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme con un passeggero. Il secondo incidente invece ad Altivoli in via Mura attorno alle 22:30, scontrarsi due auto di cui una
finita rovesciata nel fossato a bordo strada, feriti i due conducenti. Terzo incidente attorno all'1 del mattino in via Porta Calvi. Siamo a Treviso, dove una donna ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero rimanendo ferita. Quarto sinistro poco prima delle 3 a Montebelluna in via Bassanese, dove due pedoni sono stati investiti da un mezzo che ha proseguito senza fermarsi. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo dai carabinieri. Mansuè, grave sinistro sulla Pordenone Oderzo, grave un 55enne. Drammatico incidente stradale ieri sera a Mansuè sulla Pordenone Oderzo. Un automobilista di 55 anni, residente a Mansuè, al volante della sua Mercedes classe B, è andato a cozzare contro una Fiat Bravo di colore rosso dopo un malore. L'uomo è stato rianimato a terra da personale del SUEM 118 di Treviso. È atterrato l'elicottero di Treviso Emergenze, che ha caricato il paziente trasferendolo poi all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'uomo si trova a rischio vita più per il malore che per le ferite rimediate. Infatti la Mercedes ha soltanto un piccolo danneggiamento nella parte anteriore sinistra. A coadiuvare il personale sanitario c'erano i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le pattuglie dei carabinieri di Fontanelle Stazione e della tenenza di Oderzo. Il traffico non ha subito grosse ripercussioni. Sicurezza a Porto Gruaro, visita del prefetto di Venezia Michele Di Bari, che ha incontrato i sindaci del territorio ma anche i più alti rappresentanti delle forze dell'ordine. Abbiamo sentito il prefetto al termine proprio dell'incontro. Prefetto Di Bari, oggi a Porto Gruaro per fare il punto della situazione sul fronte della sicurezza in questo mandamento. Qual è attualmente il quadro che si può delineare? Il quadro che ne è venuto fuori anche dal dato aggregato dell'indice di delittuosità è un dato abbastanza confortante e positivo. Ciò che noi vogliamo fare è che attraverso le richieste che sono pervenute dai singoli sindaci dobbiamo dare delle risposte puntuali e mirate. Per esempio, servizi più incisivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei pressi delle scuole, attraverso unità cinofile. Dobbiamo rendere maggiormente visibile l'azione delle forze di polizia con il concorso della polizia locale. Dobbiamo cioè adottare quelle misure necessarie che devono incutere maggiore percezione di sicurezza da parte della popolazione. Sostanzialmente però è venuto fuori un quadro abbastanza, ripeto, confortante, perché ci troviamo in un territorio straordinario, laborioso, in cui le comunità vivono la loro realtà in maniera molto molto efficace. E allora questa riunione è servita proprio per fare il punto della situazione. Io ne sono molto soddisfatto. Sul fronte della dotazione degli organici si parla di un ampliamento soprattutto per quanto riguarda le forze operative, sono le spiagge di Bibione e di Carle. Su questo cosa può dirci? Abbiamo pianificato già una idea di quello che potrà accadere nella stagione turistica 2024, perché bisogna partire per tempo. Tuttavia posso dire che i sindaci di Porto Gruaro e i sindaci di Caorle e di San Michele al Tagliamento hanno espresso un giudizio positivo rispetto al dispositivo di vigilanza e di controllo del territorio che abbiamo già adottato nella scorsa stagione turistica. Saranno comunque degli organici aumentati? Ma noi faremo in modo che l'attività di controllo e di vigilanza del territorio sia efficace, probabilmente più dello scorso anno, e vediamo però. Sono tutte attività che vanno pianificate e programmate. Consigliere comunale viene avvisato dopo un furto, si attiva, chiama i carabinieri e riesce a recuperare il cellulare sottratto al concittadino. È accaduto a Fiume Veneto domenica, ma a renderlo noto oggi è stato proprio il comune. Un residente, dopo essersi accorto della sottrazione del proprio cellulare all'interno di un esercizio pubblico in località Bannia, ha chiamato il consigliere comunale Fulvio Drago, fornendogli alcuni elementi sul progetto
probabile e sospettato. Il consigliere Drago, che si trovava proprio a Fiume, ha notato in quel momento la presenza di una persona che per descrizione poteva identificarsi con quella riportata dal derubato, ha immediatamente chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno individuato il presunto responsabile, ma soprattutto recuperato il cellulare e restituito all'avente diritto. San Michele altamente più sicura, sono tre gli interventi di difesa idraulica che vedono in prima linea la regione del Veneto, oltre 20 milioni di euro in 12 mesi per mettere in sicurezza il corso fluviale. Ieri sera incontro con l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, sentiamo. Giampaolo Bottaccin, assessore alla protezione civile e non solo della regione Veneto, questa sera a San Michele altamente illustrare oltre 20 milioni di euro di lavori, si parte già a gennaio con fondi finanziati dal PNRR. Sì, a San Michele partiremo a breve con una serie di interventi, tre in maniera particolare, che sono consolidamente arginali. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza idraulica del tratto terminale, del tagliamento, perché è evidente che per mettere in sicurezza i nostri corsi d'acqua servono due tipologie di azioni. Sistemare i tratti terminali consolidando gli argini, cosa che noi stiamo appunto realizzando, e realizzare dei bacini di laminazione a monte per trattenere i colmi di piena. In questo caso il tagliamento nasce in Friuli, quindi questo compito spetta ai nostri vicini di Friuli Venezia Giulia, ma noi intanto procediamo con il consolidamento del tratto terminale. Ecco, però il sindaco di San Michele, Flavio Mavruto, ha dato una notizia, cioè che il Friuli è disponibile a trattenere 3.500 metri cubi d'acqua. Ah, guardi, noi dopo... Al secondo, immagino. Dopo varie interlocuzioni che sono durate nel tempo, soprattutto dal punto di vista tecnico, ormai si è consolidato il dato che nel tratto terminale del tagliamento non può transitare più di 3.500 metri cubi al secondo. Di conseguenza, e questo è un dato ormai consolidato e condiviso anche dal Friuli, di conseguenza sono necessari degli interventi ulteriori per garantire che non arrivino qui quantità di acqua maggiori rispetto a questo. E il Friuli è disponibile? Ma noi abbiamo condiviso questi dati, ovviamente adesso io non so come interverrà, perché noi interveniamo nel nostro ambito territoriale, il Friuli interviene nel suo, però insomma c'è stata massima condivisione anche sulla definizione di questi numeri. Muro contro muro, il voto finale sulla manovra d'autunno in Friuli Venezia Giulia. Il disegno di legge 8 sull'assestamento bis certifica le visioni opposte di maggioranza e opposizione, con il centrodestra che esprime un compatto e convinto sostegno alle misure che mettono in circolo 337 milioni di risorse aggiuntive, con una movimentazione totale di 414 milioni di euro. Alla fine la manovra passa. Il tema al centro del prossimo collegamento con la redazione di Pordenone, dove vedo la collega Tania Pellegrini con l'assessore regionale Cristina Amirante. Tania, a voi la linea. Grazie Alessio della linea, e siamo in compagnia di Cristina Amirante, assessore regionale in Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere qui con noi. Buonasera. È stata approvata proprio insomma, in questi giorni la manovra di assestamento autunnale in Consiglio regionale. Si tratta di 337 milioni di euro a supporto di imprese, famiglie e enti locali. Ovviamente, per quanto la compete come assessore alle infrastrutture, come verranno utilizzati i fondi nel suo ambito? Beh, la posta più alta è quella che ha riguardato gli impianti fotovoltaici per le case private, quindi per l'edilizia privata a favore di tutto il territorio regionale, una manovra che continua rispetto a quello che era il primo stanziamento da 100 milioni di euro del 2023 per consentire di andare a liquidare le domande che stanno pervenendo continuamente. Soprattutto abbiamo avuto un incremento in questo periodo proprio autunnale, senza interruzioni, senza dover ribandire poi nel 2024 questa misura, ma andando proprio in continuità, come se non ci fosse un'interruzione tra il 23 e il 24. Ricordo che è possibile chiedere il finanziamento alla Regione per impianti fotovoltaici nuovi, per sistemi di accumulo, quindi batterie per l'accumulo dell'energia prodotta, e solare termico, interventi già eseguiti, ma insomma abbiamo tutta una serie di numeri sul sito della Regione, è molto semplice fare la domanda.
Per quanto riguarda invece il nodo della viabilità regionale, in particolare insomma, i grandi progetti, che novità ci sono su questo fronte? Se ci sono insomma, già delle tempistiche? Allora, devo dire che nella manovra abbiamo dato grande spazio per quella che è la manutenzione, soprattutto straordinaria, quindi asfalti e soprattutto barriere stradali. Riguardo invece alle opere principali, stanno andando avanti di pari passo la progettazione preliminare, quindi l'avvio poi a breve della procedura espropriativa del ponte sul Meduna, il tanto atteso raddoppio del ponte sul Meduna a Pordenone, tra Pordenone, Cordenone, Zoppola e Fiume Veneto, ma anche il nuovo ponte di Dignano, per il quale abbiamo ottenuto i fondi da parte dello Stato, per cui si partirà adesso con la progettazione. E la bretella di Barbeano, che è un'opera fondamentale per consentire dall'uscita della Cimpello Sequalsa all'altezza di Tauriano di poter arrivare al ponte sul Tagliamento, quindi poi a Dignano, senza dover per forza passare per Spilimbergo e quindi fermarsi al semaforo e allungare di molto il percorso con ovviamente poi tutto quello che comporta in termini di ritardo ma anche di inquinamento nei confronti della città di Spilimbergo. Ecco, queste sono le opere che vanno avanti insieme poi agli studi della Gronda Nord, allo studio dell'allungamento della Cimpello Sequas Gemona e anche alla progettazione della strada del mobile in comune di Pasiano. Ecco, insomma, tanti progetti che hanno anche un po' al centro l'obiettivo di snellire il traffico e di rimuovere il traffico pesante soprattutto dai centri abitati. Dove sono i nodi più diciamo complessi in questo senso? Beh, è evidente che il Friuli Venezia Giulia ha come grande carenza la difficoltà di collegare la provincia di Udine e la provincia di Pordenone, perché c'è l'autostrada, è vero, ma passa talmente tanto a sud che chiaramente è poco economica in termini di costi e di chilometri. Quindi resta soltanto la Ponte Bana, diciamo, al centro proprio delle due province e poi più a nord il collegamento che c'è proprio che passa da Spilimbergo, che è la strada regionale 464. Entrambe sono caratterizzate dal fatto che passano attraverso i centri abitati, chiaramente il trasporto delle merci è pesantemente influenzato in modo negativo da questo aspetto, ma soprattutto è quel tipo di trasporto che influenza negativamente la qualità della vita dei centri attraversati. Quindi ci sono chiaramente queste criticità che riguardano le due province, ma riguardano poi tutta la regione. È chiaro che, certo, le merci si spostano anche sul treno, ma in questo momento possiamo dire che siamo quasi a saturazione di quello che è, no, la possibilità di utilizzare il treno sulle nostre tratte ferroviarie, che è un buon segno, ma che vuol dire che dobbiamo lavorare moltissimo anche sugli aspetti appunto della rete ferroviaria italiana. E avremo modo di parlarne ancora. Grazie a Cristina Mirante per essere stata con noi. A voi, grazie dell'ospitalità. Ripasso volentieri la linea ad Alessio Conforti nello studio di Porto Gruaro. Grazie dunque Tania, sul tema della manovra sentiamo anche l'opposizione, in particolar modo il consigliere regionale di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, Furio Onsel. Consigliere Onsel, da relatore di minoranza dell'assestamento bis d'autunno, le chiedo di indicarci un aspetto positivo o un negativo di questa manovra. Ma come si può essere negativi quando si riversano sul territorio qualcosa come 400 milioni freschi? Però certamente se dobbiamo riflettere a quali potranno essere le criticità del futuro e le strategie che si sono delineate, allora lì davvero non c'è nessuna visione in questo emendamento. E i problemi non si affrontano soltanto le emergenze, e questo è preoccupante sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale, perché questa volta si è potuto incrementare molto visto quelle che erano le entrate fiscali, ma se non si irrobustisce il sistema, se non si mitigano quelli che possono essere gli effetti anche dei cambiamenti climatici che pesano così tanto sulla nostra comunità, è chiaro che il futuro sarà buio. In Veneto si continua a parlare del tema delle fusioni, referendum day per quattro comuni.
della Regione. In caso di vittoria del sì, arriveranno 3 milioni di euro di contributi statali all'anno per 15 anni. Lo rende noto oggi la Fondazione Think Tank Nord-Est. Saranno le prime consultazioni con il quorum al 30% e 5 anni in più di contributi statali. A causa del calo demografico, la fusione, secondo la Fondazione Think Tank, diventa fondamentale per garantire i servizi locali. Caso Fabiano Barbizan, dopo le recenti affermazioni in diretta televisiva e l'annuncio da parte della Lega dell'espulsione, è tornato a parlare il consigliere regionale, avvicinato per noi dal collega Rosario Padovano. Che cos'è che l'ha amareggiata di più di questa tormentata vicenda, dove, lo ricordiamo, lei si è scusato subito? La parte che mi ha amareggiato è che è stata estrapolata una battuta finale su un video più importante, più lungo, dove la trasmissione partiva con l'attentato di Bruxelles, dove c'era quel signore vestito di arancione col mitra che ammazzava la gente, e dove appunto si discuteva su Islam, religione o non religione, oppure diciamo assunzione di potere. E addirittura, avevo due donne davanti, l'Islam cosa andava a proporre, cosa va a proporre alle donne. Quindi questa era la discussione principale, cioè uno che non mangia, diciamo, maiale, che non mangia carne suina e diventa islamico e gli viene concesso di andarsi a prendere mogli, ragazzine, più mogli, questo qua. Quindi andare a... Quindi lei stava evidenziando le differenze tra alcune usanze. Non è usanza, è proprio un dettame della loro religione rispetto alla religione cattolica. Barbizan, non tutti i musulmani sono poligami. No, poi la poligamia in Italia è proibita. Esatto, ma è proibita anche da chi tiene questa nostra religione, cioè... Era un problema, diciamo, che poi ci sono abbastanza video che entrano nei nostri social, dove noi, a detta da loro musulmani, degli imam, ci stiamo portando a casa, addirittura dicono, la spazzatura. Ci portiamo a casa gente che non ha voglia di lavorare, che viene qua attratti appunto dal vivere bene. Io ho i video, posso passarglieli, dove si parla di vivere bene, di essere qua da noi, che ci sono le donne con i capelli biondi e con gli occhi celesti, questo che li attrae. La Lega di Porto Gruaro ha espresso totale solidarietà nei suoi confronti, qualcuno a Quarto d'Artiglio no? Catti Fogliani è rimasto in silenzio. Io non entro nel merito di cosa faranno gli amici, i colleghi, il partito, del territorio. Perché sono tutte decisioni. Ma le avranno fatto piacere, insomma, le prese di solidarietà? Fatto piacere, che prendono delle posizioni, come dire, a sostegno lì, perché onestamente non era assolutamente una battuta contro le donne, come si va a leggere. Quindi possiamo dire che Fabiano Barbizan rispetta le donne, rispetta anche i musulmani? No, le ho sempre rispettate. Cioè, io ho fatto una mozione in consiglio regionale, qualche mese fa, a favore delle donne iraniane, a favore della... Ed era stato anche il primo, me lo ricordo bene. Sono stato il primo a fare questa cosa e ho sempre portato avanti questa mia idea, continuamente. Maria Teresa Rett, esponente di Civici e Democratici. Beh, Porto Gruaro fa sempre discutere in un modo o in un altro, in un momento in cui, insomma, Rett, sappiamo bene, c'è il commissario, e molti si chiedono se ci saranno delle nuove figure da qui al 2024. Lei cosa ne pensa? Buonasera intanto, grazie dell'invito. Cosa ne penso? A dire la verità, credo ci sia una grande voglia e forse anche un gran bisogno di nuove figure, di un nuovo tipo di rappresentanza. In realtà però quello che io vedo, diciamo, come dato di realtà in questo momento è che nuove figure non stanno molto emergendo. Mi pare quasi che a Porto Gruaro si stia vivendo una nuova restaurazione, nel senso che
i nomi che si sentono, che si sta muovendo, insomma, sono un po' sempre gli stessi. Io o non le fanno emergere, magari, domani. O forse qualcuno sta lavorando senza esporsi e senza farlo sapere troppo in giro. Ecco, io mi auguro, tuttavia, che le elezioni amministrative dell'anno prossimo possano essere caratterizzate anche da una ventata d'aria fresca, da nuove figure, da nuovi metodi, da un nuovo linguaggio e anche da nuove idee. Io credo che Portogruaro, dopo questa pagina tristissima della sfiducia al sindaco e dopo questo lungo commissariamento, e quindi dopo un governo assolutamente tecnico, abbia veramente bisogno di qualcosa di nuovo. O si volta pagina questa volta, oppure temo che rimarremo veramente irrimediabilmente indietro. Che città sta notando in questi mesi? È una città che sta vivendo di normale amministrazione, di quotidiana amministrazione portata avanti dal commissario, dove non ci sono spazi per progettualità nuove, o meglio, gli spazi per nuove progettualità forse sono altrove, non sono nel palazzo della politica, non sono nei luoghi tipicamente deputati alla politica. Io credo che in città ci siano molti spazi in cui stanno nascendo delle cose interessanti e che potranno essere, diciamo, anche messe all'attenzione di programmi elettorali, perché no? Il centro-sinistra che partita sta giocando, secondo lei? Allora, non lo so, onestamente, nel senso che da mesi sento parlare di una campo largo, sì, di larghe intese. Sì. In realtà io onestamente ancora non ho capito quale sia questo campo largo. Lei è stata contattata? Sì, io sono stata contattata, però devo dire che non ci sono stati ancora degli incontri, delle riunioni insieme a tutti i soggetti che potrebbero essere parte di questo campo largo. Quindi mi sembra più che altro un annuncio ad oggi, ma ci sia poco di definito al momento. Lei sarà chiaramente, immagino, parte, no, di un progetto che da qui ai prossimi mesi partirà. Allora, io sarò parte volentieri di un progetto che partirà se questo progetto sarà un progetto nuovo. Nuovo, come dicevo prima, nel linguaggio, nei metodi, nei contenuti, nelle persone, nelle idee. Al di là della politica anche, o dei tradizionali, insomma. Sì, diciamo che non è mia intenzione ripercorrere strade già percorse, no? Il passato è passato e l'impegno futuro può essere un impegno così utile se in un contesto nuovo, altrimenti per percorrere strade già percorse forse non ne vale la pena. Scordammoci il passato, diceva qualcuno. Ma sì, basta, è ora, insomma, di voltare pagina. Di molto noto, grazie per essere stato con grazie noi. A voi, buona serata. Lutto a Portogruaro sul fronte politico ma anche della professione. Addio a Giovanni Geremia, morto a 89 anni. La città dell'Emene perde un grande personaggio capace di interpretare i sentimenti dei concittadini a vari livelli. Noto avvocato, voce istituzionale del territorio, cresciuto in una famiglia distinta. Si è laureato in giurisprudenza, dopo ulteriori studi è diventato, come detto, avvocato. Il suo in via Cavour, a pochi metri dalla Torre di Sant'Agnese, è stato uno dei primi studi legali di tutta la città dell'Emene. Ha trasmesso la passione ai figli che ne hanno seguito le orme, al punto che uno studio legale è stato avviato anche in Cina, nell'ex colonia britannica di Hong Kong. Ha seguito anche nel tempo la politica Giovanni Geremia, di formazione liberale, aveva aderito ad Alleanza Nazionale guidando il centrodestra come candidato sindaco in una tornata in cui fu eletto consigliere comunale, ma è a Venezia come consigliere provinciale che Giovanni Geremia ha potuto, con la passione politica e la competenza che lo contraddistinguevano, rappresentare Portogruaro, la sua gente e le sue rivendicazioni. I funerali restano da fissare. 33esimo Festival Internazionale di Musica Sacra, recita la Codroipo e Rauscedo. Continua il calendario della 32esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra sotto la direzione artistica dei maestri Franco Calabretto e Eddie Denadai. Il programma, che prevede 15 concerti sparsi in tutta la provincia, quest'anno si è arricchito di due recital organistici previsti per il 26 e 27 ottobre. Domani sera il Duomo di Santa Maria Maggiore di Codroipo vedrà protagonista il maestro spagnolo Josef Solé Coll, attuale primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, in un concerto che rende omaggio al repertorio sontuoso dell'affascinante strumento che è l'organo.
Poi, venerdì sera, nella chiesa di Santa Maria e San Giuseppe a Raucedo, l'organista croato Pavao Masic, vincitore del Grand Prix Bach al concorso di Losanna e titolare nella chiesa di San Marco a Zagabria, darà vita ad una serata dedicata alle musiche di Johann Sebastian Bach e altri maestri dell'organo, con una libera improvvisazione sul tema della speranza, scelto come fulcro della 32esima edizione del festival e inteso come dichiarazione e auspicio affinché tutti ritrovino la forza per riprendersi e credere nel futuro. L'ingresso ai concerti è gratuito. Sport, la stagione agonistica passata ha regalato un'altra soddisfazione per la Gymnasium Banca 360 Friuli Venezia Giulia, la squadra esordienti, campione regionale 2023 in base alle classifiche stilate dalla Federazione Italiana Nuoto, ha conquistato un fantastico 8° posto nella classifica nazionale a squadre esordienti A, la squadra appunto della Gymnasium allenata da Andrea De Iuri ed Enrica Marzano. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, a seguire il TGM Sport Friuli Venezia Giulia condotto dal collega Giuseppe Palomba e poi la programmazione che continua con le nostre rubriche, il film alle 22 da non perdere. Arrivederci.